Buongiorno a tutti. Benvenuti a tutti quelli che si collegano da Zoom. Buongiorno e benvenuti a questo quarto e ultimo webinar della serie di webinar dell'economia di comunione, in preparazione al 30° compleanno dell'economia di comunione. Quest'anno. Questa volta andiamo in Africa centrale, vi vogliamo venire con noi, in particolare a Yaoundé, in Camerun, dove la nuova generazione sta animando la rete di cultori IOC. Cercando di vivere un'economia che si prenda cura delle persone, delle relazioni tra di loro e anche dell'ambiente. Tutto questo non sarebbe possibile comunque senza quelli che hanno avviato per primi, che hanno abbracciato per primi la proposta dell'economia di comunione nel continente africano. Allora, questo webinar vuole ospitare le voci di entrambe queste generazioni. Vorrei iniziare presentando me stessa. Sono studentessa dell'Istituto Universitario Sofia, dove studio Economia e Management. Oggi vi ospitiamo io e mio collega Fernandel e vogliamo dirvi benvenuti a tutti. Abbiamo traduzioni oggi in quattro lingue, in italiano, portoghese, spagnolo e francese. Allora, per tutti quelli che vorrebbero potete scrivere le vostre domande nella chat dello Zoom oppure sul canale YouTube. Allora vorrei dire benvenuta a tutti i membri dell'Economia di Comunione, anche dei miei colleghi e anche quelli che hanno sentito del webinar attraverso i social media. Prima di tutto vorrei introdurre Steve del Cameron che ci aiuterà, ci introdurrà al tema del nostro webinar di oggi. Steve, per favore, la parola è tua. Ti ringrazio, Vanessa, è un vero piacere essere con voi oggi. E per me è un grande piacere anche introdurre questi webinar in Africa centrale che vogliono commemorare il 30° compleanno dell'economia di comunione. Vorrei dire che io sono un consulente aziendale e anche coordinatore della commissione dell'economia di comunione qua. Ho incontrato l'economia di comunione nel 2012 ad un training nell'Università Cattolica di Boia. Purtroppo mi sembra che abbiamo qualche problema di connessione con Steve. Steve, riesci a sentirci? Allora, il titolo del nostro, solo, ricordo che il titolo del nostro webinar di oggi è Due generazioni, un sogno, l'economia di comunione nell'Africa centrale.
Penso che sta cercando di aggiustare. Ecco, adesso un'altra partecipante annuncia che stanno risolvendo il problema, per cui Steve sarà disponibile ancora tra un po'. E qualcuno propone di spegnere il video. Ecco, adesso il problema tecnico è risolto, così possiamo andare avanti. Allora, dicevo che nel 2012 sono stato veramente molto felice di essere introdotto all'economia di comunione durante questo training a Amboia, dove il professor Leo Andringa e Genevieve Sans e anche i professori dell'Istituto Universitario Sofia sono venuti e hanno condiviso con noi le loro conoscenze, anche le loro competenze, e ci hanno aiutato come nuova generazione di buttarci in questa avventura dell'economia di comunione. Ed è stato così. Abbiamo iniziato a creare questi collegamenti anche con imprenditori all'interno del nostro stesso paese e fuori, e cercando di capire sempre di più cosa voleva dire, a cosa ci chiamava l'economia di comunione. Ecco, per esempio, condividendo i profitti, questa è una fortissima decisione che fanno gli imprenditori all'economia di comunione, perché va controcorrente rispetto al sistema economico come lo intendiamo tradizionalmente. Va controcorrente in questo senso ed è qualcosa che gli imprenditori e l'economia di comunione fanno a base quotidiana. E qua vorrei fare alcuni esempi, perché anche durante questa serie di webinar abbiamo avuto alcuni, e oggi anche avremo alcune esperienze concrete di imprenditori che fanno questa decisione così forte con la loro attività. Per esempio, un'imprenditrice qua in Camerun che ha un'azienda di allevamento di polli, che vende il proprio prodotto non in base al prezzo che gli altri concorrenti praticano sul mercato, ma sulla qualità vera e riconoscendo il valore del proprio prodotto. Allora, quando un imprenditore crea un valore, creando nuovi posti di lavoro, essendo più rispettoso verso le parole, verso l'ambiente, e anche facendo una scelta di redistribuzione di parte di quello che ottiene attraverso la propria attività. Allora, questo condividere forse è proprio il senso dell'economia di comunione. Ma innanzitutto va sottolineato che non avrebbe senso condividere i profitti, per esempio, alla fine prodotti attraverso un'attività, se all'interno di questa attività ci fossero delle pratiche malsane. Allora, andando oltre a questo esempio che ho fatto della nostra imprenditrice che alleva polli, che cerca di praticare un prezzo giusto sul mercato, possiamo anche condividere un'altra esperienza del nostro paese, nel settore dell'ingegneria civile, di un'azienda che accoglie degli ingegneri civili che hanno appena finito l'università e li aiuta, gli dà l'opportunità di acquisire un'esperienza in quel campo, che è poi valorizzata anche sul mercato
lavoro. Poi avremo anche l'esperienza di Simon che ci racconterà come applica questi valori dell'economia di comunione nella sua propria azienda. E qua voglio condividere con alcuni di noi, di voi, forse alcuni di voi ci sono stati in Kenya nel 2015 quando abbiamo avuto un convegno dell'economia di comunione e dicevamo che bisogna creare nuove torte, che non basta suddividere, ridistribuire quello che c'è nella torta già esistente. E questa è stata una grande spinta per noi in Africa, anche della creazione di nuove attività. E oggi esistono questi hub di incubazione di nuove attività imprenditoriali in giro per il mondo, anche qua in Camerun, che ci aiutano ad aiutare, a dare una mano anche ad imprenditori che si stanno appena avviando le loro attività, mettendo in pratica i valori dell'economia di comunione. Allora, l'invito che Chiara Lubich ha fatto agli imprenditori nel 1991 era attento proprio alla loro capacità di creare nuove strade, di aprire nuove strade. Allora, l'economia di comunione è viva finché io e voi e tutti noi riusciamo e abbiamo questa attenzione ad aprire nuovi cammini, nuove strade. Sentiremo oggi di alcune esperienze che sono state avviate nel CAP qua in Camerun e anche in Congo. E permettetemi di condividere anche di un nuovo progetto che abbiamo. Dobbiamo condividere con voi che Camerun sta affrontando una grande sfida socio-economica, però quello che abbiamo sentito è che nei prossimi anni dobbiamo mettere un particolare attenzione, prestare particolare attenzione all'ambito dell'agricoltura, perché più di 50% dei prodotti agricoli consumati nel nostro paese vengono importati da altri paesi. Abbiamo capito che questo è un motivo che spinge i giovani di fuggire, anche di andare in Europa. Anche se all'interno del nostro stesso paese c'è tanta terra non esplorata, non sfruttata, allora questo è un modo anche di affrontare, di contrastare la sfida delle migrazioni. Allora abbiamo deciso che il nostro incubatore dell'economia di comunione qua deve dare il proprio contributo ad aiutare questi giovani a sviluppare attività anche in questo ambito agricolo. Ecco, quest'anno abbiamo fatto il primo passo acquistando un pezzo di terra dove vogliamo aprire un parco industriale, ma proprio un parco aziendale che si concentri proprio su questo ambito dell'agricoltura e aiuti l'avvio di nuove attività. Grazie tantissimo, Vanessa. Grazie mille Steve per la bellissima introduzione. Tutto sembra molto interessante, allora avviamoci adesso, diciamo, buongiorno, ciao a Simon. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Puoi presentarci la tua attività e come hai deciso di aderire all'economia di comunione. Buongiorno a tutti, sono Simon, che è Paul Simon, e vengo da Fontaine, Camerun, ma vivo a Yaoundé in Camerun e sono padre di 7 figli. Nel 2013 ho
Ho avuto l'opportunità di essere introdotto all'attività dell'economia di comunione, cui mi sono innamorato, in particolare di un motto che sto parafrasando: ama la propria attività come quella dell'altro. Questo significa impegnarsi nel trasferimento di tecnologie con altre imprese, assumere gli stagisti, EDC, sottoscrivere progetti altrui e così via. Ho iniziato un'attività personale che si chiama Antienka Enterprises e adesso è stata trasformata in un'impresa familiare. Successivamente, anche sempre nello spirito dell'economia di comunione, abbiamo vissuto delle trasformazioni, delle modifiche nella nostra storia. Oggi abbiamo un'attività che si occupa di cancelleria, attrezzatura per gli uffici e servizi associati alla documentazione, anche alla documentazione in abito scolastico. Siamo in partnership con due altre imprese e siamo impegnati anche nell'importazione di macchine per la stampa digitale da Europa. Il motto della nostra attività, della nostra azienda, è sempre stato di fare affari con morale. Onestamente, è difficile determinare quanto siamo riusciti a rimanere attenuti, diciamo, a questo principio, ma abbiamo fatto il nostro meglio. Con il passare degli anni abbiamo visto la necessità di costruire un business basato sul vivere il Vangelo. Un business che usassimo come un mezzo per portare integrità e dignità al lavoro e alle nostre transazioni quotidiane, anche all'interazione con il pubblico, con i nostri clienti. Abbiamo visto la necessità di costruire un business e creare un ambiente favorevole anche per i nostri collaboratori, assistenti. E dobbiamo dire che 25 anni sono tanti nell'ambito del business. Posso immaginare che la nostra attività avesse acquisito delle dimensioni ben più grandi, ma quando fondiamo un'impresa e decidiamo di portare valori morali, le sfide che incontriamo quotidianamente sono enormi, la tentazione anche, la pressione di allontanarsi dalle mete, dagli obiettivi. Ma noi cerchiamo di tenere duro e andare avanti. Grazie. Detto che il motto di Genka Enterprises è di fare business, di affari, fare affari con morale. Come hai scelto questo motto? Grazie Vanessa per questa interessante domanda. Fare affari con morale. Posso dire che io sono cresciuto con la convinzione che dobbiamo vivere i valori in cui crediamo, a cui aderiamo. Il dominio degli affari spesso è inerente alla negazione, dominato dall'avidità, dalla ricerca di profitto. Allora, nelle transizioni commerciali devi fare una scelta di non, cioè, normalmente si può fare una scelta di imbrogliare, di essere corrotti, di essere disrispettevoli verso le norme per promuovere il proprio vantaggio, di sfruttare i lavoratori, mentre io ho deciso di andare controcorrente in questo senso. Devo dire che ho giocato così controcorrente, avendo anche delle ripercussioni ben negative sulla mia attività, ma anche ottenendo soddisfazione nel mio spirito di fare affari. Questo è incredibile, Simon. È abbastanza ovvio che cercando di vivere questo motto hai affrontato tante sfide,
Magari ci puoi raccontare di alcune di loro? Allora, quello che posso dire è che cercare di attenermi al principio di fare affari con morale è veramente un compito arduo. In tante occasioni, anzi circa il 90% delle volte, possiamo dire, ci si trova di fronte a persone che non capiscono questa lingua onesta di fare affari. Ma se persisti, e io ho sempre fatto così, ho insistito su questo motto. Succedono delle cose anche negative, lunghi ritardi nel pagamento delle fatture, successive manovre per dissuadere un lavoratore. Per esempio, posso condividere di una situazione in cui mi è stata chiesta una tangente. Dopo che ho rifiutato di darla, di cedere a questo pagamento, un pagamento che doveva avvenire in meno di un mese è stato ritardato e pagato al sesto mese. Poi, in un'altra occasione, sempre nella stessa struttura amministrativa, mi è stato chiesto a depositare una somma sostanziale affinché il nome della mia impresa rimanesse tra i principali fornitori. Di nuovo ho rifiutato a fare così. E così ho perso la mia posizione come fornitore. Poi in un'altra struttura ancora mi è stato chiesto da un assistente capo contabile di comprargli un telefono di un marchio particolare. Naturalmente avevo una fattura pendente sul suo tavolo per la procedura di pagamento. Così però ho deciso di rifiutare la sua richiesta e successivamente di smettere di fare affari con loro. Devo dire che nonostante tutte queste difficoltà, a volte sono stato piacevolmente sorpreso da una provvidenza inaspettata che è arrivata, per esempio, nella forma di nuovi clienti o, per esempio, una inaspettata possibilità di espansione di nuovi prodotti. Posso dire che non ci sono mai solo le spine, c'è anche un lato positivo, per esempio l'opportunità di incontrare delle persone che hanno anche timore di Dio e si trovano in posizioni decisionali e con cui è bello fare lavorare. Un'altra domanda, Simon. Sappiamo che una delle caratteristiche dell'economia di comunione è la condivisione dei profitti. Quello che vorrei sapere è come in Genk Enterprise partecipa, come pratica questo principio. Ancora una volta grazie Vanessa per questa domanda pertinente, che devo dire che è la ragione d'essere dell'esistenza delle imprese di comunione. Per quanto riguarda la mia, in Genk Enterprises posso dire che abbiamo preso una vera responsabilità nei confronti anche dei nostri, per esempio, collaboratori, assistenti, di rendere l'ambiente di lavoro piacevole e costruire un ambiente di fiducia, un ambiente di fiducia di lavoro senza stress. Anche se abbiamo avuto una serie di difficoltà, abbiamo sempre cercato di garantire ai nostri collaboratori e assistenti uno stipendio dignitoso. Siamo anche iscritti al Fondo Nazionale di Assicurazione Sociale. E anche ci assicuriamo che quando le nostre vendite superano l'obiettivo mensile prefissato, i nostri dipendenti partecipino ai profitti extra con dei bonus che distribuiamo.
La prescrizione del codice del lavoro, infatti, in Cameron dice, prescrive questo aumento regolare degli stipendi. Inoltre, utilizziamo parte dei nostri profitti per il lavoro nelle carceri. E ci occupiamo anche di bambini non privilegiati. Infatti io, per esempio, anche dedico una parte del mio tempo ad andare in prigione. Io e mia moglie abbiamo messo da parte un piccolo budget dei profitti aziendali ogni mese, e così ogni mese noi, e parlo non solo di me, di mia moglie, anche altri fratelli e sorelle che condividono questi valori, visitiamo la prigione ogni terza domenica del mese per condividere le nostre esperienze e anche per condividere del cibo e altri capi di abbigliamento e festeggiare con loro. E tutto questo facciamo attraverso, dedicando una parte dei nostri profitti a questa attività. Grazie. Con l'avvio della pandemia del coronavirus, la vostra impresa ha sicuramente risentito dalla crisi. Che misure, come avete vissuto questo periodo? Che misure avete preso? Per favore. Scusate, questi problemi tecnici. Allora, durante la pandemia è stato devastante. In una delle nostre strutture che si trova in un ambiente scolastico, le attività sono state quasi bloccate. Però devo dire che siamo stati salvati da una proposta di partenariato da parte di un'altra azienda a cui abbiamo riassegnato parte del nostro personale per produrre e vendere e distribuire disinfettanti anti-Covid. Devo dire che questo è stato veramente provvidenziale, un perfetto esempio della provvidenza, perché i guadagni di questa transazione, di questo partnership, ci hanno permesso di mantenere il nostro personale e pagare gli stipendi senza problemi. È vero adesso che c'è la seconda ondata di Covid-19, però noi stiamo continuando le nostre attività. Grazie, Simon. Un'ultima domanda: che rapporto avete con la giovane generazione? Quello che posso dire è che veramente sono molto felice con la nuova generazione, un grandissimo apprezzamento, li vedo in maniera molto positiva. Questi giovani che stanno iniziando delle attività e che abbracciano i principi dell'economia di comunione con le loro attività. Penso che su questa piattaforma posso vedere alcuni di loro con cui abbiamo lavorato, a cui anche ho cercato di dare dei consigli, con cui abbiamo lavorato nel progetto dedicato agli sfollati qua in Camerun negli ultimi anni. E auguro a loro ogni bene, garantendogli la disponibilità, la mia collaborazione e il mio pieno sostegno. Per diffondere questi valori dell'economia di comunione nell'ambito imprenditoriale nei prossimi anni in Camerun e anche in Africa centrale più in generale. Grazie mille, Simon, parlando dei giovani. Adesso vorrei dare la parola a Mabi.
Grazie Vanessa, grazie Patrice, grazie a tutti quanti. Ah, sì, io sono Mandy, sono del Camerun e vorrei dirvi qualcosa prima di tutto riguardo al hub di occupazione dell'economia di comunione qua in Camerun. Dopo l'incontro che è stato menzionato nel 2015 in Kenya, e abbiamo avviato questo hub che è nato circa il 2017 ed ha testimoniato una grande crescita a diversi livelli. All'inizio è stato difficile perché si trattava di un nuovo concetto di incubazione, di incubare persone giovani in modo molto diverso, in un modo molto diverso rispetto a quello che normalmente riceviamo all'esterno. Per esempio, anche essendo gli altri hub di incubazione, fornendo un'assistenza finanziaria, per esempio. Mentre con il nostro hub siamo rimasti fedeli ai nostri principi e siamo andati avanti. È stata una grande sfida all'inizio, con pochi che hanno aderito inizialmente, ma poi con il passare del tempo abbiamo visto questo accrescersi del numero di giovani che erano interessati alla nostra incubazione. Anche abbiamo deciso di indirizzarci verso giovani nelle università, anche verso giovani imprenditori. Abbiamo realizzato che questo era un buon target, questi giovani che sono a volte vengono formati in queste scuole di business. Allora abbiamo deciso di andare lì, di andare in questi posti, in Buea per esempio, in questa scuola di business e anche nella Università Cattolica Yaoundé. E adesso iniziamo a vedere i frutti, perché all'inizio non sai come andrà, ma adesso poco a poco iniziamo a raccogliere i frutti di questo sforzo che abbiamo fatto. E anche le relazioni tra queste attività e anche le relazioni che abbiamo creato nel corso del tempo adesso iniziano a dare dei frutti. E questo ci dà tanta forza. Questo possiamo dire che è stata la prima tappa della vita del nostro hub. La seconda è stata quella dell'incontro con gli imprenditori e anche di avere queste formazioni pratiche, concrete. Allora, la prima era più annunciare questo modo di vivere. Allora, una volta che avevamo queste persone accettando questa proposta, abbiamo iniziato a calare questo nelle realtà, a fare queste formazioni, workshop, e dando anche un esempio concreto con la nostra vita. Adesso vi dico qualcosa anche della mia attività, perché anch'io sono diventata una di queste giovani imprenditrici dell'economia di comunione. Io stessa ho studiato all'Istituto Universitario Sofia, Scienze Politiche. Allora, quando sono tornata in Camerun, ho avuto anche opportunità di insegnare l'economia di comunione a Boia. E mentre stavo lì, mentre insegnavo, anche lavoravo con degli studenti di business, però non avevo mai pensato nella mia vita di fare business, di avviare un'attività economica da me stessa. Però lavorando per il hub ho sentito che anche da un piccolo seme può crescere qualcosa di grande. Ora, un giorno mi sono svegliata e mi sono trovata a produrre delle marmellate.
È stato difficile inizialmente. Avevamo alcuni degli imprenditori edici che mi hanno incoraggiata, che mi hanno dato fiducia di andare avanti, che sono stati esempio per me. Allora abbiamo iniziato l'anno scorso a luglio, per cui la nostra azienda ha meno di un anno, però abbiamo veramente visto già una crescita, come Simon diceva. Una volta che metti questo valore extra nella tua attività, questo valore morale anche, vedi che c'è, che fa differenza, perché esiste tanta sofferenza anche cercando di fare non come gli altri, di andare controcorrente, di non crescere così in fretta, perché può essere molto una tentazione. Perché quando sei giovane vuoi avere i soldi, fare soldi adesso, subito, hai questa fretta. Allora è difficile cercare di vivere secondo valori che magari rallentano in qualche modo questo processo. Per esempio, le marmellate, il caso di produzione di marmellate, di solito per la conservazione è utile mettere tanto zucchero, possono così essere conservate una marmellata anche per 2 per 3 anni. Però se io penso ai nostri valori, alla dignità umana, anche che cerchiamo di insegnare ad altri, e anche non distruggere anche gli stessi ingredienti, la natura, questo per noi è stato. Ha significato porre anche dei limiti, per esempio la quantità di zucchero che mettiamo nelle nostre marmellate. E questo ci prende tempo perché dobbiamo anche spiegare, per esempio, ai nostri clienti perché la marmellata magari non durerà quanto di solito una marmellata che compri in supermercato. Al momento abbiamo 2 dipendenti a tempo pieno e altri 6 part-time. Posso dire che è una sfida, ma allo stesso tempo sentiamo che c'è qualcosa sotto che ci dà questa spinta di lavorare molto duro. E non solo lavorare duro, ma lavorare secondo principi. Con i valori che condividiamo. Allora, per me, questa è la grande sfida: non solo parlare, insegnare i principi dell'economia di comunione, ma metterli in pratica nella mia attività e noi in generale come hub. Allora, per questo dicevo che adesso il nostro capo è in una fase anche più pratica di implementazione dei principi dell'economia di comunione. Grazie Mavi, adesso vedremo un video su un progetto del Hub che chiedo a Tainà di condividere con noi. Forse adesso diamo direttamente la parola a Godric, che abbiamo avuto un problema tecnico. Grazie. Vanessa, io sono Godric, sono studente di Sofia in Economia e Management e sono molto felice di condividere con voi anche il mio lavoro per il Hub della IOC In.
questa rete internazionale di incubatori dell'economia di comunione. Come sapete, forse il nostro paese sta affrontando una crisi sociopolitica sin dal 2016, che si è trasformata anche in un conflitto armato. Allora, insieme a degli imprenditori, sia in fase di incubazione e anche altri, abbiamo discusso cosa potevamo fare e siamo venuti fuori con una proposta di avviare queste attività di formazione dedicati a delle persone sfollate internamente in diverse città, Yaoundé, Chan, Mbuya. Finora abbiamo formato oltre 300 sfollati. Stiamo producendo dei sandali. Anche dei poncho, e nonché sapone in polvere, sapone liquido. Allora, alcuni di questi sfollati hanno fuggito dalla guerra, alcuni di loro hanno perso dei parenti vicini, hanno perso le loro case. Allora aiutarli, permettergli di affrontare questa nuova realtà che stanno vivendo, e a volte è molto difficile. Allora siamo molto felici che queste attività di formazione non ci hanno solo permesso di trasferire delle competenze, ma anche ci hanno aiutato a dargli delle materie prime che potevano utilizzare per avviare le loro attività, e anche abbiamo potuto creare una sorta di concorso della resilienza. E nel mese di marzo di questo anno, 6 di questi sfollati, di queste persone sfollate, sono state premiate in contanti, in modo da permettergli anche di continuare il loro lavoro, incoraggiare altri a lavorare sodo come loro. Io sono molto felice anche particolarmente di vedere la vita trasformarsi di alcuni di loro. Alcuni hanno delle storie molto forti. Per esempio, uno sfollato che adesso è in Yaoundé, la cui casa insieme a tutta la famiglia è stata incendiata. Riuscendo a trasferirsi a Yaoundé, noi abbiamo potuto formarlo e anche alcuni dei suoi familiari. Siamo molto felici perché adesso produce delle ciabatte, dei sandali, e questo permette di mantenere la sua famiglia, anche sua sorella, suo padre. E questo possiamo dire che è successo anche con altri sfollati. Abbiamo anche questo negozio in cui loro possono esporre i loro prodotti e anche vendere. E anche cerchiamo di creare dei canali di esportazione in modo che possano vendere i loro prodotti anche all'estero. E così speriamo nel loro buon futuro. Grazie, Godric. Grazie a tutto.
Adesso stiamo vedendo un video del HUP, l'incubazione in Lubumbashi, Congo. Ora, scusate il mio ritardo, raccontano di questo FAP in Congo, dicendo che come giovani imprenditori membri dell'economia di comunione hanno imparato da quelli più anziani, seguendo proprio le loro orme, le tracce nella diffusione dell'economia di comunione nel loro paese. E avendo come intenzione in futuro di educare anche altre persone ed aziende, in modo che questo nuovo modo di fare le cose diventi sempre più una realtà. È vero che ogni imprenditore ha una fonte di ispirazione, e per questo possiamo dire che abbiamo incontrato delle persone che ci hanno ispirato con il loro modo di gestire le loro aziende, con il loro modo di risolvere e affrontare le difficoltà che implica l'attività imprenditoriale, perché certo la vita di un imprenditore non è così semplice come uno può pensare. Allora, in futuro abbiamo questa intenzione di educare diverse persone e aziende in modo che questo nuovo modo di fare le cose diventi sempre più una realtà. Io penso che nel mondo degli affari oggi c'è bisogno di più onestà e che negli affari troviamo soddisfazione quando anche il cliente è soddisfatto, anche in termini di valori. Il nostro ambiente di business che è caratterizzato dal profitto, chiedo scusa. Chiedo scusa che non ho tradotto bene il video. Grazie mille. Adesso sentiremo qualcosa di più da Daniel del Congo. Buongiorno a tutti. Vorrei dirvi qualcosa della nostra attività qua nel hub di incubazione a Lubumbashi in Congo. Io sono Daniel. Sono membro dell'incubatore qua a Lubumbashi e siamo una squadra di sei. Sono due che si occupano della parte comunicazione, due che lavorano con la parte dei progetti e dei partnership e un membro che si occupa di progetti in particolare nell'ambito dell'agricoltura. Nel nostro incubatore qua a Lubumbashi
Abbiamo due attività diverse di due imprenditori giovani e talentosi. Una si chiama Artisor e l'altra si chiama Absolute Foods. Prima vi dirò qualcosa di Artisor e poi dell'altra attività. Poi vi dirò qualcosa di più sulla vita qua nell'incubatore Lubumbashi, delle sfide che incontriamo e anche nel nostro quotidiano e alla fine dirvi qualcosa anche del futuro, dei nostri progetti futuri, quello che pianifichiamo di implementare. Allora, la prima squadra sono dei programmatori, due soci che lavorano con la programmazione di software, sviluppo di software e anche provvedono di software in diverse aree, prepayroll per le vendite, l'ambito del management. Hanno già finito la fase di incubazione e sono stati già capaci di firmare due contratti molto significativi con l'autorità pubblica. Sono molto grati del tempo speso nel hub a Lubumbashi, l'incubazione, perché durante questo tempo hanno imparato come coltivare anche questo spirito di squadra, come aiutarsi un l'altro anche di fronte alle diverse difficoltà, alle diverse sfide, essendo lì per l'altro, cercando di capire quali sono i suoi problemi. Allora, questo tempo che hanno trascorso qua nell'incubatore li ha aiutati di costruire questa squadra e adesso sono capaci, hanno la possibilità anche di lavorare su progetti grandi anche in collaborazione con il governo. Secondo la seconda squadra di Anshula Foods, c'è questa imprenditrice che lavora con altre ragazze che producono prodotti di pomodori, per esempio sughi di pomodoro, ketchup. Lei anche ha finito la formazione e il periodo di incubazione. E attualmente cerca per altri clienti, ha già alcune collaborazioni, alcuni contratti con dei ristoranti, per esempio, anche grandi, con alcuni supermercati, dove può vendere diversi tipi di prodotti. Allora, questo è per quanto riguarda Msholafu. Adesso vi dico qualcosa della vita dell'incubatore qua a Lubumbashi. I nostri membri sono stati formati a fare affari secondo i principi dell'economia di comunione, mettere la persona umana al primo posto, capire, comprendere i bisogni, le necessità dell'altro e la cultura del dare. Oltre a questo, stiamo coltivando anche delle collaborazioni tra i vari membri, anche su diversi progetti, come Anshola Food, per esempio, che produce prodotti di pomodori, e l'altra azienda che si occupa di software. Cerchiamo di agevolare la loro collaborazione, anche se apparentemente non c'entrano le due attività, ma anche condividendo le loro sfide, le loro esperienze.
e anche delle opportunità a volte che incontrano nel contatto con i diversi clienti. Allora, questa è una cultura che cerchiamo di agevolare, di stimolare all'interno del nostro incubatore. Come ci sosteniamo con l'incubatore? Il nostro bilancio è sostenuto da parte di un nostro partner che si chiama Immediate Consulting, che sostiene il nostro incubatore anche finanziariamente. Vi dico qualcosa anche riguardo delle nostre sfide. E anche del nostro futuro, perché pianifichiamo Daniele. Abbiamo perso. Forse stava già finendo, pur parlando del futuro. Va bene. Adesso torniamo a Sofia. E qua ci diranno qualcosa, professor Benedetto Gui e anche Aisa. Io vorrei fare innanzitutto un commento dal punto di vista di chi serve l'attività economica. Quello che abbiamo sentito finora ha a che fare con diverse difficoltà che la generazione nuova può incontrare per entrare proprio nel mercato del lavoro e di ricevere anche un sostegno. Per esempio, prima di tutto, in particolare in alcuni paesi, i datori di lavoro chiedono lavoratori che hanno già un'esperienza, ma i giovani non possono accumulare esperienza senza avere la possibilità di accumularla. Allora, accumulare questa esperienza però rappresenta un investimento. E anche può porre dei problemi perché, una parte i giovani hanno bisogno di qualcuno che li faccia entrare, ma allo stesso tempo per il datore di lavoro si tratta di un investimento costoso. Possiamo pensare a questa situazione come l'ingresso in un continente nuovo, per esempio. Una volta che si è entrati, si può salire anche la scala, diciamo, delle varie posizioni anche all'interno del mercato del lavoro. Però c'è anche un'altra difficoltà, perché le generazioni più anziane a volte tendono di non condividere le proprie competenze, anche questa conoscenza tacita e implicita che hanno. E qua i datori di lavoro devono essere intelligenti, devono incoraggiare anche i lavoratori più anziani di fare questo trasferimento di conoscenze. Di praticare anche in un certo senso, la gratuità verso i più giovani. E al terzo posto possiamo dire una terza difficoltà che incontrano i giovani è attraverso l'imprenditorialità, l'avvio di nuove attività, ma questo chiaramente è legato ad una grandissima
grandissima quantità di compiti che richiede. Allora, è richiesto anche in questo caso il sostegno di qualcun altro per poter affrontare le varie sfide legate all'avvio di una nuova attività imprenditoriale. Allora, in tanti casi è veramente cruciale avere questo supporto da parte di un veteran oppure di questo o di un hub di incubazione come i due che abbiamo visto presentati, che possono incrementare le possibilità di successo anche di queste nuove attività economiche e anche lo stile, diciamo, che implementano all'interno delle loro attività. Grazie, professore. Sì, io posso dire di essere d'accordo con quello che il professore ha menzionato. Per esempio, un atteggiamento positivo da parte dei lavoratori più anziani verso i giovani è molto importante, ma vorrei anche sottolineare che è molto importante un comportamento di reciprocità tra le generazioni, una fiducia a vicenda tra le varie generazioni. Posso dire da parte mia che venendo da un'esperienza nel mondo degli affari nelle Filippine, ho visto una condizione in qualche senso sfavorevole dei giovani nel mercato del lavoro, perché a volte i datori di lavoro si approfittano dei giovani in termini di sfruttamento salariale, dato che non hanno competenze funzionali per un lavoro specifico, per esempio. D'altra parte, c'è anche un aspetto della scala di carriera che rappresenta la progressione da posizione di ingresso, livelli sempre più alti, sia di stipendio, ma anche di responsabilità, di autorità. Allora, in tutto questo, quello che vorrei sottolineare è che c'è bisogno di promuovere le pari opportunità tra le due giovani e non tanto giovani generazioni. Ci potrebbe essere un passaggio di competenze, ma più che altro io parlerei, direi, di scambio di conoscenze. Secondo la mia opinione, perché le vecchie generazioni potrebbero essere cariche di competenze di leadership e anche manageriali, ma oggi il panorama aziendale si sta spostando sempre più verso una transizione digitale, una competenza che è quasi innata e posseduta dai giovani. Allora io direi che il sistema economico è nelle mani delle vecchie generazioni, che possono fare molto più però insieme ai giovani, se le due generazioni entrambe sono chiamate a fare del posto di lavoro un terreno comune, anche di sinergia, di innovazione, in modo che servano anche come strumenti per il vantaggio competitivo delle aziende. Però abbiamo finito con la prima fase del webinar. Adesso vorrei dare l'opportunità a tutti i nostri partecipanti, in particolare agli studenti di Sofia, se hanno delle domande, vogliono intervenire, di farlo, e Fernandel raccoglierà le domande. Io sono Eric, sono del Brasile, un dottorando nell'Istituto Universitario Sofia. Voglio ringraziare Simon della sua relazione e anche Steve e Mabi, che sono, non potrei dire, degli amici. Sono stata un buio un anno prima dell'inizio della HUP e ho avuto l'opportunità di incontrarli. La mia domanda è: quali sono le buone pratiche che aiutano i giovani
imprenditori a costruire un'attività che sia orientata socialmente attraverso il hub. Mavi e Daniel hanno detto qualcosa della formazione, del coaching, che io aggiungerei alla mia domanda: cosa è stato, qual è lo strumento più efficace che avete trovato per aiutare questi giovani a orientare socialmente i loro progetti? Grazie, Eric. Grazie, Vanessa. Mi sentite bene? Grazie, Eric. Bello vederti qua oggi. È stato tanto tempo da quando ci siamo incontrati. Rispondendo alla tua domanda, forse Mavi ha già accennato qualcosa, ma essere impegnato in attività sociali, prima di tutto, richiede una scelta forte da fare come imprenditore, cioè prendere questa de decisione di portare avanti un'attività imprenditoriale sociale. Innanzitutto, quello a cui noi come Hub cerchiamo di essere attenti è dare un ruolo di protagonista di ogni giovane e metterlo in contatto con degli imprenditori in modo che insieme a loro possa approfondire le sue conoscenze di un argomento particolare di interesse per la sua attività, in modo che questi imprenditori, anche più anziani, possano aiutarlo in questa attività. Grazie, Steve. Abbiamo altre domande? Sofiani, degli studenti di Sofia. Posso iniziare io? Prima di tutto, grazie a tutti. Sono Simona, sono dottoranda qua a Sofia. Grazie per le vostre esperienze, sono veramente ispiranti nella vostra vita. Vorrei chiedervi se volete condividere qualcosa. Decidete quando mettete a confronto lo scopo più economico e quello, diciamo, più sociale dell'azienda? Se vengono in contrasto, come prendete una decisione in che direzione andare? Potete raccontarci qualcosa? Ecco, adesso anche Mabi può condividere qualcosa. Grazie, Simona. Come ho detto nell'introduzione, questo è un nuovo tipo di azienda, ma qualcosa mi ha veramente segnato sin dall'inizio. A volte vuoi aderire ai principi delle convenzioni di comunione e a volte è molto difficile. Perché pensi che come stai iniziando, devi fare come fanno gli altri in modo da arrivare ad una certa stabilità come attività.
qualcosa mi ha segnata perché mi è stato dato questo consiglio: non aspettare di diventare grande finché inizi a vivere i valori dell'economia di comunione, perché in fondo devo essere sincera, è che è quello che io pensavo. Allora, adesso cerco anche in questa fase iniziale della mia attività di vivere secondo questi principi, cercando già di andare contro corrente in qualche senso, e a volte questo è difficile quando devi prendere delle decisioni concrete. Per esempio, una persona che lavora con te e magari non aderisce così in pieno, però non lo tratti diversamente rispetto agli altri. Io devo dire che anche dipendenti così iniziano a comportarsi in maniera diversa, anche se non dici niente di concretamente, proprio il modo in cui vivi i principi secondo cerchi di anche svolgere la tua attività imprenditoriale ha questo effetto benefico anche sui dipendenti. Allora, si tratta di una decisione da prendere con la testa, anche con il cuore. E devo dire che a volte vediamo proprio dei miracoli che succedono e ci fanno dire funziona. E devo dire che la parte finanziaria di tutto questo, devo dire che a volte che è molto difficile di iniziare con un capitale così piccolo come per esempio quello che io avevo inizialmente. Però io ho detto a me stessa: però forse questa è stata anche un'opportunità di conoscere il business, la propria attività molto bene, di cercare anche con quel piccolo che hai di gestirlo nel migliore dei modi, e così gradualmente, anche conoscendo i dipendenti, capendo proprio il campo in cui lavori, perché l'alternativa di avere un capitale molto grande, forse il rischio anche di gestirlo non nel modo migliore sarebbe stata grande. Grazie Vanessa, mi sembra che Mr. Simon vuole dire qualcosa riguardo all'assunzione di giovani lavoratori. Secondo me la tendenza è che le imprese vogliono assumere giovani che hanno già delle competenze. Per esempio, una volta avevamo dei tirocinanti che sono venuti dalla nostra azienda. La nostra formazione è durata circa 3 mesi e dopo 3 mesi sono andati via. E in un momento noi però avevamo bisogno di una segretaria che avesse già delle competenze, allora abbiamo ricontattato uno di loro e lei è tornata a Yaoundé dopo aver perso un altro lavoro ed era disponibile a iniziare a lavorare a noi. Per me è stata un'esperienza molto bella riuscire a riassumere qualcuno che avevamo formato noi, e ho sentito che avevamo fatto un buon lavoro, perché se non avessimo fatto questa formazione, lei non avrebbe avuto anche la possibilità di tornare come lavoratrice. Allora, secondo me è molto importante questa responsabilità che le aziende assumano di formare dei giovani, anche se questi giovani non dovessero poi rimanere a lavorare nella loro struttura. Grazie. Fernandel, ci sono altre domande? Sì, ci sono.
Innanzitutto voglio ringraziare i relatori. La prima domanda è a Steve. Prima domanda è stata già fatta da Eric riguardo le pratiche. Mi sembra che questa domanda è stata già posta, così possiamo andare avanti con la seconda. La seconda è di Gian Pietro Parolin, che chiede come i valori morali riguardano incrementare se c'è un obiettivo diverso rispetto a questi valori morali, anche che guidano l'impresa. Io direi, come diceva nella mia relatore, rispondendo a delle domande di Vanessa, che non si tratta necessariamente di cercare di far crescere l'azienda in termini di personale, di altre sedi, ma piuttosto la soddisfazione che porta questa attività. Vuoi fare che sia sostenibile e anche in raggiungere questa sostenibilità anche finanziaria, cercando di incrementare la soddisfazione anche di quelli con cui lavori. Non so se rispondo alla tua domanda. Grazie. L'altra domanda che abbiamo è di Abdullah. Cosa aspettate come imprenditori della nuova area di commercio libero in Africa? Questa è una buona domanda di questo è un accordo molto importante che ci permetterà di esportare i nostri prodotti all'interno dell'Africa. E se veramente viene implementato come decisione, questo veramente sarà di grande valore. Per esempio, da Camerun a Nigeria adesso o da Camerun a Chad per esportare paghiamo dei dazi, allora se viene implementata verrebbero cancellati queste tasse, questi dazi, agevolando importazioni e esportazioni tra i diversi paesi africani e questo crediamo che sia una buonissima opportunità anche per noi. Riguardo i passaporti, il viaggio di persone fisiche, ci stiamo preparando, ma sarebbe un buon modo di facilitare anche la mobilità di persone da un paese a un altro. Grazie, grazie a tutti. Siamo già fuori tempi. Sì, solo una domanda veloce. Non volevo finire il webinar senza ringraziarvi alle due squadre. Vorrei chiedere una cosa molto semplice, perché da quello che ci rendiamo quello che ha detto anche Mebi. Tutti voi avete ricevuto una formazione sia da Sofia o dal Hub. Ma io voglio sapere se voi lavorate anche con altre persone fuori da queste squadre.
Ma io penso, Manuela, quando presentavo il FAP, che io devo dire che tutti quelli che sono passati dal FAP qua in Camerun non sapevano niente dell'economia di comunione, quasi nessuno di loro sapeva dell'economia di comunione e la conoscevano attraverso di noi. Per cui per noi non c'è nessuna distinzione, questa persona sa, questa persona non sa, siamo veramente molto aperti e questo è il nostro desiderio anche di donare agli altri. Per esempio anche la mia attività. Tutti quelli che lavorano con noi non sapevano nulla dell'economia di comunione, per la prima volta l'hanno incontrata nella nostra attività, perché io stavo cercando dei lavoratori e abbiamo organizzato delle interviste e abbiamo cercato di veramente assumere quelli che avevano voglia di lavorare, ma senza fare nessun tipo di distinzione tra chi conosceva e chi non conosceva, proprio andare fuori, cercare e veramente trasmettere anche questi valori. Grazie a tutti per questo bellissimo momento che abbiamo passato insieme. Vogliamo dire di Melanie e salutiamo tutti quanti, i traduttori e la squadra tecnica. Vi ringrazio veramente per questo momento. Ci auguriamo di vederci di nuovo e un augurio speciale ai membri dell'Economia di Comunione anche per il 30° anniversario e l'evento internazionale che si svolgerà il 29 maggio. Grazie a tutti. Un caro saluto a tutti.